E da Matti! Benvenuti in un nuovissimo video! Hai un minuto per presentare questo video, vai! Allora, abbiamo tanti oggetti strani, partendo da pasta, cartoncini, fazzoletti, bicchieri. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfidarci in tutte mini challenge da un minuto. Che cosa succede se perdiamo però? Perdiamo. La persona che perderà dovrà comprare un oggetto speciale all'altro. Esatto, quindi Ninna perderà e io sceglierò una cosa che voglio su internet, anzi da un posto speciale che poi vi faremo vedere. E dovrei comprarla. Con cosa però dovrei comprarla? Specifichiamolo, perché oggi andremo a parlare di nuovo della nostra carta. Fammelo dire! Yap! Ah, la nostra carta che ha anche la possibilità di avere le skin personalizzate con le nostre facce, che sono bellissime. Sono troppo fighe, per questo siamo contenti di dirvelo ovunque, su YouTube, su Instagram, perché in descrizione trovate i link per scaricare gli app e avere 10 euro in regalo grazie al nostro codice. E ogni volta che caricate 25 euro potrete sbloccare le nostre skin, che sono... Esatto, ormai non lo dico perché è il suo marchio quello. Comunque io direi di iniziare, tu che dici? Direi di non perdere proprio tempo, Ninna. Allora, cosa dobbiamo fare però? Abbiamo molti oggetti. Sì, effettivamente. La prima cosa. Sì, Smarties. Io, sì, ti darò tre diversi tipi di colori. Ok. E tu dovrai mettere i corrispettivi colori in un minuto dentro qua. Ok. Ok. Ci saranno anche gli scarti, ovviamente, che non vanno all'interno dei bicchieri. Iniziamo. Stai attento. Iniziamo. Ok, ragazzi, qua abbiamo gli Smarties. Secondo me i tuoi sono di meno. No, non è vero. No, erano di meno. Io scelgo due colori. Ok. Marrone, rosso e blu. Ok. E io invece blu, marrone e arancione. Ok, quindi gli stessi, solo che te c'è il rosso, io c'ho l'arancione. Chi fa prima, cioè chi ne mette di più entro un minuto, ha vinto. Ovviamente facciamo partire anche il timer, vero? No, il cronometro. Il cronometro, quello 3, che vuoi. 2, no aspetta, che colori avevo io? Blu, marrone e rosso. Ok, 3, 2, 1, via. Si parte! Una alla volta, Una alla volta? Una mano sola allora. Scusami. Amica mia. Oh cavolo, non è affatto semplice questa sfida. Li voglio mangiare, Ninna, perché te non li vuoi mangiare? Puoi mangiarli. Blu avevi detto, vero? Sì. Ok. Ok. Siamo a 20 secondi, Oh, mi sa che riusciamo a metterli tutti. No. Sì. Mi sa che siamo pure bravi. Ok. Chi finisce prima allora? No, no, non vale. Ho sbagliato, no! Ho finito! No. Io non avevo un sacco ancora. Ma il problema vero è stato questo. Non mi si toglieva, guardate. Un round vinto da Ninna Suprema. Me ne è caduto uno dentro al blu. Siamo 1-0 per te. Sì, dentro al marrone, avete capito. Ok, la sfida di ora sarà molto più difficile, sappilo, quindi preparati. Ok, in questo... Smettila di mangiare. Non sto mangiando. In questa sfida devi prendere gli Smarties così. Non pensavo, oh e no. Con la cannuccia trasportarli nel vecchio. Chi ne fa di più vince? Sì. Ok, penso di aver capito. Aspetta però, ehi. Io non li metto vicino a me. Anch'io. 3, 2, 1, via. Sono troppo forte. Di qualcosa, Ninna. Parla. Parla. Ho trovato un trucco. Contane uno alla volta. Dai Ninna, ma non è possibile. Vabbè, il dubbio. No, basta. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 10 in più l'ho messi! Passiamo alla prossima sfida, va, 1 a 1 intanto. No! È vero che non hai detto niente, se io facevo così... Ci ho ripensato dopo. Passiamo a loro. Sapete cosa sono? Sono dei fazzoletti. Non dobbiamo piangere, non dobbiamo far finta di piangere, tipo chi è più bravo a piangere vince, ma dobbiamo svuotare questa scatola entro un minuto. E se ce la facciamo tutti e due prima di un minuto, chi fa prima ha vinto. Sei pronta? No. Aspetta, te già ce l'hai fuori, sì, quindi me ne fai ma uscire. Ma poco, poco sì. Oh, è giusto, dai. Va bene. Questo secondo me è il più divertente di tutti. 3. Oddio, vai, vai, vai. 2, 1, via. Dai, no, aspetta. Uno, questo è pareggio totale. No! Cosa abbiamo appena combinato? Ho palesemente vinto per questa sfida. Sì, sicuramente. Questa, dai, dammi un pareggio per questa. Pareggio di cosa? Che sei a zero? No, ah, cioè, tipo, no, nel senso, dammelo a me questo. Almeno, no, no, un pareggio nel senso tipo un punto a me e uno a te. Ok. 3 a 1, okay, quindi. Ok. Va bene? Ok. Eravamo 2 a 0, un punto a me vado a 1 e un punto a lei va a 3. Prossima sfida, puzzle. In mezzo a queste carte, in questi pezzi di puzzle, in realtà sono raffigurate due copertine delle scatole di cereali. Io ho quella dei Nesquik e lei dei Kellogg's. Chi riesce a completare prima il puzzle riesce a vincere la prossima sfida. Esatto. Se perdo pure questa io mi arrendo direttamente. Perché... comunque un pezzo abbastanza grosso del puzzle. Ah, è vero, perché come sempre abbiamo il limite di un minuto. Esatto. Partiamo? Arrivi a te stavolta. 2, certo, come se io stessi vincendo. 3, 2, 1, via. Ok, iniziamo. Io non ho mai fatto un puzzle in vita mia, questo potrebbe non giocare dalla mia parte. Dici? Sono sicurissimo. Allora, la scritta di Squick va qui. Dai, Ninna. No, Ninna, non hai capito niente, non ho trovato nessun collegamento ancora. No, Fre. No, Nina. Dimmi. Dimmi tutto, amico. Dai, mi cade pure, però, 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 però. Però, però. Io ora non so. 57. Stop. Finito. Oh! Io questo, questo e questo. Sì, vabbè, ma tu stai continuando. No, no, non ho fatto niente. Allora, questo è quello che ha fatto Nina. Questi pezzi qua, questo, 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 sì, questo e questo. Sì, vabbè, ma li hai fatti ora, no, capisci? No, Matti, te lo giuro. E questo è ciò che ho fatto io. Ho vinto, palesemente. Sì, ma il tuo era più semplice. Ma chi te l'ha detto? Siamo 4 a 1, amico. Io non voglio giocare più con te. Ma, Matti, se perdi non è colpa mia, Che no? dobbiamo fare? L'ultima? Sì, no, la penultima in realtà. Puoi riscattarti con questa. Ah, vabbè, allora, questo è un esperto. Perché questo in realtà l'abbiamo fatto anche nello scorso episodio. E in cosa consiste? Dobbiamo riuscire a mettere più rigatoni dentro gli spaghetti da veri italiani il più velocemente possibile. No, ma che altro tenendoli con la bocca. Quindi io direi di partire. Ah, ma questa è una strategia, quindi. Ma sai che mi sa che ti seguo? 3. Aspetta! 3, 2, 1, via! Mm.
partita finale. Anche questa partita è stata vinta da Ninna, ma siamo nella prova finale. Dove penso... Va bene, ma posso ancora riscattarmi, dai. Penso di essere un po' più bravo di te nel fare la bottle flip. Chi ne riesce a fare più in un minuto ha vinto questa sfida. Io ti auguro buona fortuna. Ok, vado. 3, 2, 1, via. Cavolo, c'ero quasi. Secondo me troppo via la passata qua. Oh, mamma! Matti! Me l'hai toccata, ho visto che la toccavi prima. Non è capace. Non è capace! Non ne sa fare nemmeno uno! No, Matti! È colpa tua! Me la risapo! Guarda quante potrei fare! Nemmeno una! Neanche una, ragazzi! Hai ancora 30 secondi, eh! 30 secondi per non farne neanche una! È incredibile tutto ciò! Attenzione, beve! Decide di diminuire l'acqua a disposizione e quindi diminuire pure il peso. E infatti peggiora solo la situazione. Non è capace. Non ci riesce nemmeno una volta. 51 secondi, 52. Ne mancano solo 5 in questo esatto momento. 3, 2, 1, 0. Hai appena fatto 0 punti. Ma io ho vinto tutta la challenge. Sì, tocca a te, ma quanto sarei bravo? Ninna, sai come faccio? Da 1 a 0. Io, quindi per sì. Favore. Vado? 3, 2, 1. Guarda, me la prendo pure con calma. Perché tanto sto già a 1. 2. Come? Cosa? Dai, ma ne abbiamo fatte due velocissimamente. 3. Oh. Oh, 4. No! Dai, dai, dai. Dai, almeno la quinta, almeno la quinta. Dai, ma come cade? Dai, 5, ma... 4, 3, 2, 1, 4. Ma hai perso tutta la sì, ma non sapevi che quest'ultimo la... valeva no, il chi quadruplo. L'ha detto? Chi l'ha detto? Siamo fatta cotto. Che ha fatto? Fatta chiotto. Andiamo a comprare. Forza, 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 forza. Ok, dato che sei su Ninna e Matti YouTube, bravissimo, neanche te l'ho chiesto io, apri il nostro ultimo video. Ok. Ok, vai giù. Sì. Ah, scusa, fermati qua, perfetto, Clicca, scusa, ok. Dove mi porti, Ninna? Ah, sul negozio ufficiale di Ninna e Matti, ora, se scorri un attimo, ecco, perfetto. Ah. Ma guarda un po' questa tazza, quanto è bella. Sì. Sai, ma... la mia passione per le tazze. Ma guarda, non mi dispiace così ma... tanto, ma la scelgo io per me. No. Dai, nemmeno. Rosa. Rosa? Sì. Ah, prendiamo la rosa, non è brutta, lo so, però vabbè. No, 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 no. Ah, ok. Ok, è okay, lei. Ok, perfetto, siamo noi, perfetto. Quindi la devo andare a comprare? Esatto, grazie, falla arrivare qua a casa. Ragazzi, intanto che Matti mi compra la tazza, sono vi vorrei ricordare qualcosa di Yap, così vi chiarisco un po' meglio le idee. Allora, Yap è una carta che si può fare dai 12 anni in poi, però solo con l'approvazione dei genitori, quindi anche i vostri genitori si dovranno scaricare l'app e dovranno fare la registrazione. Soprattutto potete utilizzarla per comprare qualsiasi cosa online. Lo so che c'è anche qualche maschietto, quindi sì, potete shoppare su Fortnite, ed è una carta sicurissima. Poi in più, se andate sull'applicazione e invitate tre vostri amici che si registrano, avete 45 euro in regalo. Quindi ragazzi, io vi consiglio di prendere il link che vi lascio qua sotto in descrizione e iscrivervi subito a Yap. Ah, e poi dimenticavo la cosa più importante: caricando 25 euro avete una skin in regalo. Quindi che fai? Non te la prendi la skin di Ninna e Matti oppure la skin da ballerina di sumo? Scusa Matti, voglio vedere tutte le skin. Quante le hai sbloccate? Tutte. Tutte? Diciamo che ho speso un po' di soldini con la mia carta Yap. No, forse me ne manca una. Vediamo quante te ne manca. Ah, due di Ninna e Matti ti mancano, le sblocco? Guardate ragazzi, praticamente noi siamo in fondo alle pagine delle skin qua, e qua c'è scritto da sbloccare
sbloccare due, quindi ora vado su Ninna e Matti, sblocco questa, c'è scritto sblocca skin e usa questa skin, guardate, tac! 34 euro, aspetta, ma con una la pago solo 15, perché con la spedizione la nostra carta, la nostra tazza costa 15 euro. Allora compriamo le due. Ne prendo due, no? Sì, prendi anche quella gialla. Ninna? Sì? Mi sono rimasti solo 6 euro. Tranquillo, ordiniamo qualcos'altro se vuoi. Ma sai che se io clicco qui, tra l'altro, clicco più, metto richiedi e chiedo soldi a te, tu me li puoi mandare? Tipo posso chiederti 5 euro, capito? E tu sai me li manderai? Sai che non sapevo questa cosa e ora tutti i giorni ti manderò un messaggio. No, tu me li devi mandare a me, li ho finiti. Vabbè, comunque sono state ordinate le nostre due tazze bellissime, arriveranno a casa prima possibile e la prossima un minuto challenge, sappi che sarà molto più complicata e io mi allenerò perché non l'accetto sta cosa che te mi hai battuto tipo 5 a 2, non è possibile. Tranquillo, non c'è problema, tanto ti batterò sempre. Comunque noi ci vediamo nel prossimo video e ciao! Ciao!